Buonasera, benvenuti alla quinta e ultima puntata della seconda edizione de Los Jueves. Questo appuntamento è organizzato dal circolo PD Sandro Pertini Madrin, in collaborazione con il quotidiano La Voce d'Italia, per dibattere su temi di attualità, politica, economia, Europa, su temi che interessano la comunità di italiani che vivono a Madrid e in particolare in Spagna, in particolare a Madrid. Oggi il tema è una domanda orientata al futuro. Quale sarà il mondo dopo il Covid? Cosa possiamo aspettarci? Cosa ci riserva il futuro? Con noi oggi i due graditissimi ospiti sono innanzitutto Irene Tinagli, che saluto. Ciao Irene, grazie per essere con noi. Ciao Michele, grazie a voi per l'invito. Irene, come sicuramente sapete, è europarlamentare, e quindi parlamentare in Europa, è attualmente presidente della Commissione per i problemi economici e monetari e da poco tempo è anche uno dei due vice segretari nazionali del Partito Democratico con Enrico Letta. L'altro nostro ospite è un ritorno. Il nostro Andrea Lanzari. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, ciao. Andrea è un noto imprenditore su vari campi qui a Madrid, nonché vicepresidente del Comites di Madrid, del Comitato degli Italiani all'estero. Insieme a me, il mio compagno di strada in questa seconda edizione, Mauro Bafile. Ciao Mauro, a te la parola. Ciao. Iniziamo subito con la prima domanda. La crisi economica del 2008 fu affrontata dall'Europa con provvedimenti tradizionali imposti dai paesi frugali, con la Germania di Merkel in testa, quindi con politiche di austerity. La crisi aperta dalla pandemia invece vuole essere affrontata con politiche espansive, difese da Spagna e dall'Italia e riformulate da Macron e da Merkel. L'aspetto, a nostro avviso, molto interessante è l'indebitamento della Commissione europea a nome dei soci. Insomma, pare che sia l'embrione di un futuro tesoro europeo. Proiettando questa azione a futuro, pensate che dopo il coordinamento dell'Europa nell'acquisto dei vaccini e della loro distribuzione, ci possa essere un futuro cammino verso l'unione fiscale? E che l'Europa diventi molto di più di quello che è oggi, uno spazio dove muoversi senza frontiere. Io direi di iniziare con la nostra eurodeputata. Grazie Mauro, ma io direi che l'Europa è già di più di una unione, diciamo, dove ci si può spostare liberamente, di unione doganale, perché già noi abbiamo fatto grandissimi passi davanti, no? In particolare in questo ultimo anno, ovviamente passi da gigante, con non soltanto con il recovery, con Next Generation EU e quindi questo grande debito comune, però per esempio anche uno strumento come SURE, che è un fondo, anche questo finanziato con titoli di debito europeo, che va per esempio a sostenere i programmi per l'occupazione degli stati membri. Nel nostro caso la cassa integrazione, quindi tutti gli ultimi mesi di cassa integrazione ce li siamo finanziati grazie al fondo SURE fatto a Bruxelles. Quindi noi abbiamo già fatto grandissimi passi in avanti. Ricordo tra l'altro che per poter varare il Next Generation e fare questo debito comune, già i 27 stati membri hanno dovuto ratificare nei loro parlamenti nazionali un aumento delle risorse proprie dell'Unione, quindi aumentare anche il proprio impegno a garanzia di questo debito e aumentare quindi la soglia di risorse che l'Unione Europea, di cui l'Unione Europea si dovrà dotare. Quindi noi abbiamo già una roadmap, un percorso di future anche risorse proprie dell'Unione che dobbiamo mettere in campo. Per cui abbiamo già fatto dei grandi passi in avanti, eh? Chiaramente dobbiamo fare molto di più.
Però, insomma, cerchiamo anche di non mettere troppo il carro davanti ai buoi, anche per non spaventare, perché noi sappiamo quanto è stato faticoso convincere tutti i 27 paesi dell'Unione Europea a fare questo grande passo del debito comune. Per cui noi ovviamente facciamo l'Italia, la Spagna, in particolare poi noi come gruppo dei socialisti e democratici siamo quelli che spingiamo sempre in questa direzione più solidaristica, più di un'Europa più integrata e più solidale. Però, insomma, dobbiamo anche dare il tempo agli altri di seguirci, come è stato un po' questo anno. Io sono fiduciosa anche perché, insomma, questo Next Generation EU andrà, secondo me, rinforzato, andrà poi ripagato, insomma, quindi dovremo in qualche modo aumentare e dovremo anche fare in modo che i progetti, le iniziative, gli investimenti sostenuti con il debito europeo siano veramente, aiutino a far crescere tutta l'Europa e a farla convergere, no? A aumentare tutta la crescita, la competitività di tutta l'Europa. Se riusciamo a far questo, secondo me sarà davvero poi naturale fare il passo successivo, non dovremo neanche combattere troppo. Adesso ci dobbiamo focalizzare nel far funzionare bene le cose per le quali abbiamo lottato e che adesso stiamo per implementare. Sicuramente quello che dice Irene è che questo risultato e come è impostata l'Europa adesso, mettere d'accordo tutti e 27 è veramente una grande missione. Diciamo che tutto quello che ci sta succedendo, che è successo, è stato un acceleratore spaventoso in tantissime cose. Il risultato, diciamolo tranquillamente, spinto dall'Italia, che si è raggiunto è qualcosa veramente di storico. E essere d'accordo in 27 stati con tipologie completamente differenti di tutto, dalla geografia in cui ci si trova, alle culture, ai modi di fare, è qualcosa di molto complesso. Quindi diciamo, questo percorso che l'Europa sta affrontando, questa fantastica nazione che si sta creando, e avrà un cammino ancora lungo. Però io credo, e parlo da imprenditore, che questo slancio, che purtroppo è arrivato con una disgrazia, perché questo poi alla fine è la pandemia, una grandissima disgrazia che piano piano ne stiamo uscendo fuori, però lascerà dei segni molto molto forti per un lungo termine. Dobbiamo essere bravi nel caso dell'aspetto economico, di utilizzare queste risorse, che sono un qualche cosa che non è mai esistito un flusso di denaro così forte. Dobbiamo essere bravi a capirlo e utilizzarlo bene, secondo me. Ecco, abbiamo cominciato dall'aspetto generale, cerchiamo di andare un po' nel particolare, soprattutto per chi ci segue, che magari legge i giornali in modo un po' disattento e non sa bene, c'è questa montagna di soldi, ma poi dove va a andare a finire? E le priorità, quindi, come è stato detto, i parlamenti nazionali hanno, tutti i parlamenti dei paesi membri hanno approvato i loro specifici piani nazionali dove andranno poi a concentrarsi le risorse. In Italia, no, il piano Draghi, eccetera. E soprattutto per quanto riguarda Italia e Spagna si parla come priorità di, e riassumo in modo molto grossolano, di tre priorità, che sono la transizione ecologica, tutto quello che riguarda il cambio climatico, modernizzazione, in particolare la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che l'Italia su questo è abbastanza indietro, e l'efficienza energetica nel settore edilizio. Poi ci sono tanti altri aspetti, ma soprattutto su questi tre. Ciò detto, poi potete aggiungere anche altre opinioni, Irene e Andrea. Come dobbiamo immaginarci le nostre società fra 5-10 anni? Se uno chiude gli occhi e guarda il futuro, cosa, ammettendo che esista una sfera di cristallo, che cosa succederà? Irene. È un po' difficile da prevedere. Ma guarda, io penso che siamo un po' davanti a un bivio. È difficile anche perché dobbiamo anche capire come noi reagiremo, come noi intesi come società, come sistema imprenditoriale, no? Io penso che ci saranno dei settori, degli ambiti
che saranno trasformati in maniera molto molto profonda. E poi dipende anche da come reagiranno le persone, per esempio in questo anno di pandemia, che cosa abbiamo imparato, cosa abbiamo maturato, è cambiato molto il modo in cui noi lavoriamo, in cui viviamo anche la nostra vita familiare, le nostre relazioni, è qualcosa che cambierà anche in futuro i nostri comportamenti o siamo tutti che non vediamo l'ora di tornare alla vita di prima? Dovremo anche capire questo. Io penso che alcune cose non potranno tornare come prima, anche perché, per esempio, i soldi di cui si parlava prima, quando noi abbiamo negoziato, abbiamo deciso il regolamento che poi decide i criteri con cui questi soldi vengono erogati, monitorati, controllati, eccetera, lì sono stati messi molti paletti, ma non per mettere i bastoni fra le ruote, ma per accertarci che questa enorme massa di soldi che poi va a, come dire, a trasformarsi in investimenti nelle industrie, nei territori, nei settori, siano investimenti che guardano al futuro. Quindi quando noi parliamo di transizione ecologica e abbiamo vincolato una quota grossa di questi fondi a investimenti in transizione ecologica, abbiamo vincolato il 37%, perché l'abbiamo fatto? Ma perché, per esempio, se noi dobbiamo investire appunto, non lo so, svariati miliardi, perché poi a livello europeo avremo tanti miliardi, per esempio, sulla mobilità. Noi vogliamo che sia una mobilità che poi aumenta l'inquinamento, aumenta il rischio climatico, aumenta il caos nella città, o vogliamo che sia una mobilità sostenibile che quindi va a privilegiare magari delle metodologie che non intasano, non creano inquinamento, eccetera? Questo è importante perché una volta che l'hai fatto questi investimenti, non è che li smonti dopo due mesi, per cui tu vai a fare un ammontare di investimenti, stessa cosa per, che ne so, il ricambio dei macchinari per le aziende. Vuoi fare dei sistemi produttivi che prediligono, per esempio, approvvigionamento da fonti di energia sostenibile, che fanno riciclo, che non hanno impatto fuori, eccetera, oppure gli consenti di fare investimenti che vanno ad aumentare le emissioni di CO2, di rifiuti, eccetera, che poi dopo ti restano per 50 anni, che non poi dopo... Questo è quello che noi stiamo cercando di fare, quindi col regolamento del recovery, cioè le linee guida su come spendere questi soldi, abbiamo cercato di dare questa indicazione. Quindi noi abbiamo l'opportunità di costruire una società che sia un'economia che sia molto più verde, con un impatto molto più leggero sull'economia, quindi con l'obiettivo di ridurre le emissioni, di una società e di un'economia che siano molto più digitalizzate, per cui la priorità che dicevi sulla digitalizzazione è perché, per esempio, in questo anno ci siamo accorti quanto è importante poter accedere a dei servizi della pubblica amministrazione o anche delle imprese che possano funzionare bene anche nella dimensione virtuale digitale, perché quando non ti puoi muovere, quando diventa fondamentale. Però ci siamo anche accorti quanto si sono intoppati i tribunali, si sono intoppati tantissimi uffici, le scuole, pensa ai ragazzi, io ora non so in Spagna come abbia funzionato la famosa DAD, la didattica a distanza, però in Italia, insomma, non eravamo prontissimi, diciamo la verità, per cui tutte queste dimensioni vanno, la telemedicina, noi andremo per esempio, grossa fetta di piani nazionali, almeno il nostro italiano, ma anche quello di altri, andrà a modificare anche come funziona la sanità, per cui cercare di rafforzare una sanità di prossimità, anche questo è stato un cambiamento, noi negli anni passati molto spesso abbiamo smantellato anche grossa parte dei sistemi sanitari, concentrandoci sulle grandi eccellenze ospedaliere, per dire, però abbiamo molto, soprattutto in alcune regioni, impoverito la dimensione più territoriale, di prossimità. Ora, è ovvio che non è che tu puoi fare le terapie iperavanzate, i trattamenti specializzati nei paesini, quelli dovrai sempre tenerli in luoghi di eccellenza. Il trattamento delle malattie croniche, le prime diagnosi, le analisi, il monitoraggio, queste cose le puoi fare, cioè la prima assistenza le puoi fare, le devi fare nei servizi territoriali, perché poi quando hai anche delle emergenze come quelle che abbiamo avuto in quest'anno ti accorgi quanto è importante avere una rete di questo genere. Ecco, secondo me noi avremo l'opportunità e quello che succederà è che mi auguro che succeda è che ripensiamo
il modo in cui noi lo Stato funziona, in cui serve i cittadini, in cui facciamo impresa, in cui anche lavoriamo. Questo è tutto, però bisognerà anche vederlo, però c'è anche un caveat, un'attenzione. Quando avvengono queste grandi trasformazioni, bisogna fare attenzione perché è sempre difficile trasformarsi tutti insieme. Spesso c'è chi resta molto indietro, quindi si creano dei divari, perché là dove il cambiamento avviene rapidamente c'è un premium, quindi ci sono persone che riescono a inserirsi in nuovi trend, in nuove modalità operative di produzione, e queste persone ricevono un premium, quindi fanno un salto di qualità nella loro qualità del lavoro, della qualità della vita, dei loro salari, eccetera. Parallelamente, chi non riesce a infilarsi in questo trend resta molto emarginato, e quindi noi dovremo fare una grande attenzione a far sì che questo cambiamento non aumenti i divari, ma che li diminuisca. Grazie. Andrea, tu come imprenditore, quale imprenditore italiano nel tessuto sociale di Madrid e anche del spagnolo, cosa vedi tu? Andiamo all'economia, al mondo reale. Sì, diciamo che sicuramente la digitalizzazione della pubblica amministrazione qui in Spagna è molto più avanzata rispetto all'Italia. Quindi secondo me lo sforzo, ecco, dell'Europa oggi deve essere quello di simmetrizzare tutti questi divari. L'Europa secondo me purtroppo non è ben conosciuta, perché poi ogni Stato cerca sempre di fare un po', no, come si dice, la primer fame. E invece in realtà ci sono tante prove errore fatte e dove si può imparare. Il discorso delle smart city, ad esempio, quindi c'è un case history su cui poter fare riferimento. Nel caso della Spagna, io credo che l'imprenditore sicuramente ormai ha capito che deve fare il passo. Abbiamo avuto tanti piccoli cambiamenti. E io parlo, ad esempio, nel caso della ristorazione, no? Che siamo passati dal menu cartaceo a un codice QR, adesso è tutto codice QR. Io sono stato in Fitur la settimana scorsa, e per me, che vengo dal turismo, è stato un impatto. Perché? Perché non c'era un catalogo, tutti i codici QR, tutto freddissimo, se così vogliamo dire. Però, diciamo, in questa fase di transizione probabilmente è il metodo più giusto. Poi quanto rimarrà di tutto questo da qui a futuro sicuramente è da capire. Però è vero pure che è ora che il sito internet esista, che vengano fatte delle digitalizzazioni, commercio elettronico. Io, secondo me, l'invito più grande che faccio a tutti quanti è capire realmente queste linee guida date dall'Europa, tradotte per l'imprenditore, che cosa significa. Perché significano sicuramente il poter accedere, dipendendo ovviamente del livello dell'impresa, ma come sappiamo sia la Spagna che l'Italia, la PYME, la piccola impresa, è quella che copre la gran quantità, diciamo, di imprenditori, e ci sono veramente tanti strumenti a cui si può accedere. Quindi lo sforzo deve essere capire per ciascuno di noi a che cosa possiamo accedere, in che modo, con che sforzo, perché ovviamente non è che arrivano soldi a pioggia, però sì, arrivano soldi che possono aiutarci a muoverci più rapidamente per raggiungere quelli che sono gli obiettivi di ciascuna azienda che portiamo avanti. In questi mesi si è parlato molto di telelavoro, giusto per restare nell'ambito del lavoro. La pandemia ci ha obbligato tutti a reinventarci. Pensate che sia possibile continuare con il lavoro a distanza? In che modo la digitalizzazione faciliterà il lavoro, ma nello stesso tempo renderà impossibile a una grande parte, una grande fetta di lavoratori poter proseguire, perché non avranno la preparazione per poter eseguire con la digitalizzazione, con la robotizzazione? In alcuni casi anche cose semplici: si entra oggi in un hotel e il check-in si fa attraverso le macchine, cioè c'è tutta una trasformazione della società. Come pensate che cambieranno le relazioni tra datori di lavoro e lavoratore?
Se posso rispondere Vai, prima vai. di Irene, ma diciamo che innanzitutto non tutti i settori ovviamente possono continuare come si stava continuando fino ad ora. È vero che lavoro a distanza in molti casi, diciamo, potrebbe rimanere, però diciamo, primo, è proprio cultura del lavoratore ed anche diciamo, per la sua crescita è necessario che si confronti con i colleghi. Quindi sempre più si sta parlando di 2 o 3 giorni al limite di lavoro a casa, 2 o 3 giorni di lavoro in sede. Perché? Perché comunque sia, poi qua poi si apre un mondo che sicuramente Irene ci può aiutare a capire molto meglio, è realmente quanto il lavoratore, quanto il datore di lavoro, ciascuno devono mettere in tutto ciò, perché comunque lavorare da casa è un costo, come sappiamo. In molti casi, e questo è successo anche con il momento dello studio dei figli, cioè non c'erano sufficienti computer a casa per potersi collegare tutti. La banda larga di internet ancora non arriva ovunque. Quindi diciamo, ci sono vari aspetti da capire. Mangio a casa, mi tolgono i ticket restaurant, mantengono. E poi c'è tutto il mondo di lavori che ovviamente non possono essere fatto da casa. Quindi ecco, io che rappresento di più la ristorazione, ovviamente è impensabile che un cameriere possa lavorare da casa, ma così tutto il mondo del turismo, dell'aviazione, delle fabbriche. Quindi diciamo, sicuramente ci sarà una parte residuale che ci saranno dei cambi, perché? Perché comunque le aziende lo stanno anche vedendo come, diciamo, una via per ridurre i costi operativi, perché ovviamente le banche, ad esempio, i call center, riducendo spazi fisici che devono affittare per tenere i loro impiegati in ufficio, ovviamente è un risparmio. Però, secondo me, a futuro sì, ci sarà poi un cambiamento, diciamo, però non sarà così eccessivo come è stato finora. Ha già detto tanto Andrea, insomma, c'è poco da aggiungere, ma sono d'accordo. Ci saranno settori dove il cambiamento si sentirà di più e dove arriverà, io penso all'Italia, forse anche la Spagna, non so, però come diceva, in alcuni settori sicuramente si affermeranno modalità un po' più ibride, quello che sarebbe in origine il vero smart working, perché stare sempre chiusi in casa non c'è nulla di smart, cioè insomma l'abbiamo un po' visto, per cui ma un'organizzazione più flessibile, più intelligente. Io tra l'altro vi dico che 15 anni fa negli Stati Uniti avevo delle amiche che lavoravano, già all'epoca negli Stati Uniti avevano delle giornate in cui lavoravano da casa ed era anche un modo per loro per ridurre l'impatto ambientale, per favorire, perché là c'è molto commuting, non ci sono molti mezzi pubblici in molte zone, quindi era anche un modo. Questo penso che resterà. Dovremo però, sia nel privato, ma anche in particolare anche nel pubblico, cambiare le modalità proprio di organizzare anche il lavoro che è telelavorabile, tra virgolette, dovremo cambiare le modalità, cioè lavorare di più veramente per obiettivi, per risultati, perché non puoi pensare che poi il lavoratore che non è fisicamente in ufficio vai a fare il controllo se ha timbrato, se è stato totte ore. Devi cambiare totalmente l'organizzazione del lavoro, insomma, deve essere un'organizzazione adeguata alle nuove modalità, più intelligente, ci si coordina e ci si misura su tutti altri parametri rispetto a quelli che si usano oggi. E mentre per tutti i lavori che non hanno questa opportunità, anche lì a mio avviso un po' andranno un po' ripensati anche proprio nel rapporto di organizzare e di valorizzare questo tipo di lavoro. Io l'abbiamo visto quest'anno, mamma mia, il divario che c'è stato su questo fronte. Noi abbiamo visto veramente una spaccatura tra tanti lavoratori che bene o male siamo riusciti a proteggere, tantissimi altri che sono rimasti completamente scoperti. Ecco,
Io credo che su questo chi fa politica una riflessione la debba fare, quindi noi nei prossimi anni dobbiamo ripensare tanto, non soltanto nelle relazioni tra datore di lavoro e lavoratori, ma proprio nelle politiche pubbliche per il lavoro e nella tutela dei lavoratori di fronte a situazioni come quelle che abbiamo visto quest'anno, perché non è pensabile che ci possano essere dei divari e delle spaccature come quelle che abbiamo visto in quest'anno. Poi si è cercato di mettere una pezza, abbiamo incrementato i sussidi, però ci siamo accorti che sono venute fuori delle fragilità, e più in generale tutto il settore dei servizi, a mio avviso, già da tempo meritava una riflessione su, perché lì ci sono tante persone, ha bisogno di cura, ha bisogno di attenzione, avrà bisogno di qualità, avrà bisogno di formazione, e questo non può essere neanche lasciato solo ed esclusivamente all'imprenditore, ci devono essere delle politiche pubbliche su questo fronte. Ecco, io andrei su una domanda puramente politica, che è il tema delle tasse. Il nostro segretario nazionale Enrico Letta lo ha proposto una piccola modifica fiscale in termini di imposte di successione, che dovrebbe riguardare soltanto l'1% della popolazione italiana. Ne sta nascendo e sviluppando un dibattito a volte un po' scomposto. In Spagna, il un po' più sottovoce, sia il governo che il Banco de Spagna stanno cercando di vedere quanto sia possibile e in che modo arrivare a una riforma fiscale più completa. Negli Stati Uniti il presidente Biden sta affrontando di petto il tema delle disuguaglianze, di come sanare quello che tu, Irene, dicevi, il fatto che una buona parte della classe media sia in fortissima tensione dovuto alla pandemia e tutto quello che sta succedendo. Quindi la mia domanda è: come un partito riformista di governo come il nostro, che deve in qualche modo cercare giustamente di conciliare i vari tipi di interessi, affronta questo tema, perché è giusto farlo? Come? Quindi Irene, tu dalla tua prospettiva politica, partitica e del Parlamento europeo, e tu Andrea in quale imprenditore, come vedete la riforma parziale, totale del sistema fiscale? Parto io, faccio veloce. Allora, la proposta del segretario Enrico Letta è ovvio, ha fatto notizia, però in realtà è inserita, e il segretario stesso ha detto che va inserita in una riforma più ampia su cui stiamo lavorando, abbiamo già fatto molte riunioni, la prossima, domani, proprio sulla riforma fiscale, su tutto il pacchetto, perché uno la deve ovviamente valutare nel suo complesso. In Italia, che abbiamo un sistema fiscale molto sbilanciato, è abbastanza noto, quindi noi abbiamo un sistema fiscale che è particolarmente pesante soprattutto per le fasce medie e medio-basse, cioè una fascia media dove il prelievo è pesantissimo. Sulle imprese anche se ci sono stati degli anni in cui abbiamo alleggerito, nella scorsa legislatura i nostri governi di centro-sinistra hanno fatto tagli sull'IRES, hanno fatto tagli all'IRAP, avevano introdotto insomma dei meccanismi per alleggerire, poi abbiamo anche cercato di alleggerire il costo del lavoro, anche se è stato fatto attraverso interventi che poi sì, li abbiamo resi strutturali perché li abbiamo sempre rifinanziati come il bonus, però tutti questi interventi a mio avviso adesso vanno integrati in una riforma fiscale che va ad alleggerire il peso sulle fasce medie e sul lavoro, perché queste sono le nostre debolezze maggiori. Però dobbiamo anche capire, per esempio, che invece noi abbiamo delle forme come per esempio la parte della successione che da noi non è praticamente tassata rispetto, se vai a vedere, quello che accade in molti altri paesi. Ora
per me questo problema non va affrontato in maniera ideologica, ma puramente pragmatica, no? Per cui non è una questione di far piangere i ricchi avere cose punitive. Il punto è usare lo strumento e la leva fiscale come uno strumento non soltanto di gettito, ma anche di redistribuzione e di ribilanciamento di alcune diseguaglianze e anche dei meccanismi di incentivo e di sostegno al lavoro, alla produzione, piuttosto che magari ad un accumulo improduttivo. Quindi questo è un problema che si stanno ponendo molti paesi, quindi come usare la leva fiscale non soltanto per far gettito, ma per riequilibrare certi meccanismi, per rimettere in moto la mobilità sociale, per diminuire le diseguaglianze, perché poi alla fine anche questo conta, cioè se una persona che lavora sul lavoro paghi una quantità di tasse che è 10 volte più alta rispetto ad un patrimonio ereditato che tu non hai neanche contribuito a produrre, questo cambia anche la mentalità, cambia gli incentivi al lavoro di una popolazione, capisci? E quindi noi non possiamo pensare che, appunto, che ne so, negli Stati Uniti il sogno americano è costruire un impero e noi è ereditarlo. No, noi dobbiamo costruire un sistema che incentivi le persone ad attivarsi e che quindi sostenga l'impresa, sostenga il lavoro, questo sì, ma che poi intervenga per riequilibrare e fare sì che non ci sia un troppo incentivo verso la inattività. E poi questo è quello che in realtà, se qualcuno ha letto, non voglio buttarla troppo sul pesante, però Einaudi nelle sue lezioni di politica sociale, che poi Einaudi insomma è uno dei padri del pensiero liberale, ecco, lui parlava proprio di una tassa sull'eredità con questo obiettivo di ribilanciare e creare un sistema di incentivi verso il lavoro, anche un sistema fiscale più meritocratico, quindi si sgrava chi produce, chi fa, chi si impegna, chi eredita, magari qualcosina lì si può intervenire proprio in questa logica, ecco. Poi ovviamente va visto nel suo complesso, poi ogni paese interviene là dove ritiene più opportuno, Biden interviene sulla parte delle imprese, perché le imprese oggettivamente, le multinazionali, soprattutto le grosse negli Stati Uniti, hanno un livello, e lì si è creato il taglio delle tasse che ha fatto Trump, è diventato uno strumento veramente di diseguaglianza che ha creato un grosso, diciamo, anche sacche che poi alla fine sono andate nella redistribuzione dei dividendi dei soci delle aziende, hanno fatto schizzare i mercati finanziari, però abbiamo visto per esempio che non sono andate molto negli investimenti, quindi non è stato un taglio che a costo della collettività, ma che poi si è tradotto in un aumento dei dividendi per i soci delle aziende, ma non molto in investimenti per il bene comune, quindi anche lì è un modo per ridirezionare. Questo secondo me sono riflessioni che vanno fatte senza ideologia ma con grande pragmatismo. Grazie. Andrea? Dal mio punto di vista, diseguaglianze ce ne sono tante, tantissime, e il mio timore è che in un futuro immediato ce ne siano ancora di più, perché comunque sia, allora, da un lato, come sappiamo, quando finirà la cassa integrazione o gli ERTE qui in Spagna, c'è un fortissimo rischio che molte persone, diciamo, rimangano in una situazione di disoccupazione, perché comunque c'è un riassetto generale che ancora va capito. Per quanto riguarda il discorso imprenditoriale, alla fine, diciamo, se vuoi crescere, se vuoi fare impresa, devi investire. Quindi l'accesso al credito, l'accesso ai finanziamenti è quello che ti permette di crescere. E come sappiamo, purtroppo, più i soldi vanno dove ci sono i soldi. Quindi, diciamo, questo è un altro aspetto che va seriamente, diciamo, analizzato. Qua in Spagna, per esempio, il governo Sanchez ha facilitato per alcuni aspetti l'utilizzo di ICO, di finanziamenti e linee di credito. Però è pur vero che comunque sempre, diciamo, si è lavorato su quello che già c'era per prendere finanziamenti per andare avanti. E è vero che questi finanziamenti, la cosa molto intelligente, possono essere usati esclusivamente per pagare i debiti. Quindi, diciamo, questo ha permesso che anche i fornitori di molte aziende
si sono mantenuti in vita perché hanno ricevuto il loro dovuto. Adesso siamo al momento dell'investimento, di crescere, delle trasformazioni, del reinventarsi. In molti casi, ecco, c'erano aziende che andavano avanti e che adesso devono completamente reinventarsi. Per reinventarsi spesso e volentieri c'è necessità di consulenze, perché comunque sia da solo, molte volte l'imprenditore poi parla con se stesso perché non può parlare con altri, quindi c'è la necessità invece di che un consulente lo aiuti, e quindi è un investimento anche il consulente, e a sua volta diciamo che gli istituti di credito o le organizzazioni che sono sopra aiutino veramente diciamo l'imprenditore a poter fare questo salto e non essere, come succede spesso, che chi ha un'istruzione dà l'istruzione ai suoi figli, chi ha un tipo di impresa la passa ai suoi figli, perché sennò rimaniamo su una situazione che diciamo noi chiaramente non approviamo. Perché? Perché tutti devono avere la stessa opportunità. Poi c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, però diciamo ci deve essere, no? Il famoso microcredito, per esempio, che tanto in alcuni paesi dell'America Latina e in Africa è stato portato avanti, alla fine ha dato la possibilità a persone di creare attività, perché poi spesso e volentieri, cioè quando parliamo di certi tipi di attività, io per esempio vengo anche dal mondo del franchising, non è che servono investimenti di chissà quali importi, cioè non è che siamo tutti quanti Telefonica o chissà che, quindi magari con 30.000 euro tu puoi mettere su una base di un'impresa che poi piano piano con il sacrificio può crescere, però c'è necessità di questo scalino, perché come diceva Irene, poi la fascia che sta là nel mezzo è quella più schiacciata ed è la fascia che più velocemente e facilmente può scivolare nella miseria più assoluta. Con il ritorno del bel tempo, con la primavera, con l'estate, e torna la preoccupazione per i flussi migratori extracomunitari, specialmente in Italia e in Spagna, che sono le frontiere dell'Europa, e anche la preoccupazione per quelle correnti xenofobe che inviano messaggi razzisti. Ci si dimentica però che Italia e Spagna sono anche produttori di migrazione. Ci sono tanti italiani, tanti spagnoli che ancora emigrano. La nuova società, questa nuova forma di lavoro, in che modo inciderà sulla nuova mobilità, sulla nuova immigrazione? Vai Irene. Come dicevo prima, questo è difficile da prevedere. Io, ecco, quello che temo in realtà è che, per esempio, gli effetti, anche gli strascichi della pandemia, che nei paesi in via di sviluppo sta avendo e avrà effetti devastanti, con lunghi strascichi, non potranno che far aumentare le pressioni migratorie. Perché spesso in situazioni già disastrose si è innestata una crisi ulteriore, sanitaria, economica, da cui sarà molto difficile per loro tornare indietro. Quindi le pressioni migratorie aumenteranno e credo che in generale debbano essere affrontate in Europa con una logica più integrata, più solidale, come abbiamo fatto con la pandemia, come abbiamo fatto con i vaccini. È una prova da cui ora non possiamo più sottrarci. Ovviamente questo implicherà fare delle modifiche forti al modo in cui lavoriamo, perché insomma l'immigrazione e i confini nazionali sono ancora una prerogativa degli Stati membri, ma mettere in piedi meccanismi solidali come abbiamo fatto sul Next Generation EU secondo me è fondamentale, perché altrimenti non se ne esce. Ma poi guarda, l'Europa, appunto, come dicevi tu, in realtà è un continente che sta invecchiando e che avrebbe grandissimo bisogno anche di nuova linfa, e che avrebbe bisogno e che potrebbe in realtà anche immaginare nuovi meccanismi di crescita, anche attraverso una maggiore accoglienza. Ovviamente va saputa gestire, sono tutti fenomeni che vanno gestiti. Io credo che non ci si possa limitare a dire accogliamo punto e basta. Il tema è
accogliamo e creiamo le condizioni per l'integrazione, queste due cose vanno insieme. Accogliamo, ovviamente ci sono delle circostanze in cui è, non, secondo me è un obbligo etico e morale, perché quando si tratta di salvare le vite umane in mare, tutti tu salvi, punto, poi dopo pensi, però comunque il tema dell'integrazione te lo dobbiamo porre, anche perché se non ti poni questo problema, poi rischi di alimentare sacche di sfruttamento, perché poi purtroppo vediamo che molte di queste persone finiscono in meccanismi di sfruttamento. Organizzarsi bene per accogliere, per valorizzare, mettere insieme per esempio dei sistemi di formazione, di inserimento nel mercato del lavoro, eccetera, creare queste reti, guardate, è utile a un paese a prescindere da a chi è rivolto. I meccanismi, tutto il sistema delle politiche attive in Germania, i centri per l'impiego, hanno delle sezioni specializzate su alcuni fronti per gli immigrati, per i profughi, ma fanno parte di uno stesso sistema, che è un sistema che funziona, che è in grado, per esempio, hanno dei meccanismi per riconoscere le qualifiche di chi entra in un paese, poterle tradurre nel loro mercato del lavoro, intervenire con azioni di formazione per reinserirli nel mercato, insegnare la lingua. Questi meccanismi qua, una volta che tu hai una rete di servizi che funziona, funziona per gli immigrati, funziona per i tuoi cittadini, funziona per chi è in difficoltà, in disoccupazione lunga, funziona per i giovani, è un meccanismo che tu metti in piedi e che fa crescere il paese. Ecco, io penso che noi su questo dovremmo fare delle riflessioni e su come gestirli a livello europeo, vero, a livello europeo, vero, che poi ci aiuta a gestire l'allocazione del talento, l'allocazione della forza lavoro, l'allocazione in una maniera che sia più efficiente. Quindi secondo me non sono cose separate ed è giusto leggerle insieme e sono necessarie per crescere, perché chiudersi da una parte o dall'altra ci porta solo all'estinzione, su questo non ho dubbi. Ah sì, sicuramente i flussi migratori non sono tra virgolette contenibili, sappiamo bene che poi da una parte o dall'altra questi flussi per forza di cose devono entrare. Poi diciamo noi che abbiamo, se vogliamo dire, la fortuna di essere emigranti, perché secondo me è una fortuna, perché il poter conoscere altre culture, altre religioni, altri costumi è un qualcosa che ci arricchisce. E quindi diciamo andrebbe tutto vissuto in altri termini. Ovviamente, come dice Irene, bisogna organizzarsi, perché chiaramente se ti arrivano 2.000, 3.000, 4.000 persone in una circostanza in cui tu non sei preparato, e gli ultimi casi qua in Spagna abbiamo visto quello che è successo alle Canarie, quello che è successo a Ceuta e Melilla, cioè sono cose che vanno gestite. E poi parliamo ovviamente di chi scappa dalle guerre, cioè incredibile, ancora siamo in una fase in cui ci sono delle guerre. E l'ultima, la più recente, se così vogliamo dire, tra Israele e Palestina. Cioè non è possibile che ancora non si riescano a trovare delle soluzioni politiche, perché ovviamente sono solo soluzioni politiche, che evitano queste morti. Quindi diciamo, la migrazione di questo tipo è una migrazione inarrestabile. Perché? Perché proprio c'è un scappare da una situazione di pericolo. Per quanto riguarda invece la migrazione Italia-Spagna, un pochino Spagna-Italia, questa in molti casi, secondo me, io sempre dico, c'è questa cosa che l'erba del vicino è sempre più verde, no? Quindi questo fatto, no? Andiamo in Spagna perché lì comunque, in realtà, diciamo, ovviamente ci sono modi di vivere differenti. Però diciamo, ecco, cioè in Spagna si lavora e si lotta come si lavora e si lotta in Italia, e nessuno ti regala niente da una parte o dall'altra. Quindi diciamo, noi anche come Comites ultimamente stiamo vedendo che ci sono famiglie che prendono e partono e vengono in Spagna, come se fosse un viaggio, e vogliono iscrivere i figli a scuola, e vogliono andare dal medico. Purtroppo ancora non siamo a questo livello di Europa, ancora tu sei cittadino italiano e vieni nello Stato spagnolo, e quindi fare una serie di procedure
iscriverti all'AIRE e via di seguito. Questo ancora purtroppo non viene capito o non si vuole capire. O chi è che sta in smart working, che prende il suo computer, si affitta una casa sulla spiaggia e pensa di lavorare lì. Quindi diciamo c'è ignoranza da questo punto di vista e bisogna capire bene quando uno ci si sposta e realmente i passi che deve fare previamente. E ripeto, io sono felicissimo di stare qua in Spagna, si sta benissimo, io sono di Roma, chiaramente Roma adesso con la situazione attuale è una situazione molto difficile, perché ovviamente è una città che vive di turismo, però diciamo Roma è la città che tutto il mondo vuole vivere e vuole scoprire, no? Quindi diciamo questa rincorsa di questa felicità e come dire che sempre è tutto più bello, in realtà diciamo va un pochino capita. E centriamoci per risolvere il problema degli immigrati, che è un problema veramente veramente difficile. Bene, siamo giunti alla fine di una lunga e interessantissima puntata. Mauro ed io ringraziamo innanzitutto Irene, grazie per la tua disponibilità, ovviamente anche Andrea, grazie a te per la tua disponibilità. E si conclude in questo mondo, come detto all'inizio della puntata, la seconda serie dello Jueves. Ci sarà una terza, stiamo già lavorando. E di nuovo grazie per essere stati con noi Irene, Mauro, Andrea, e grazie a voi che ci avete visto. E ora cedo la parola, come di consueto, al nostro amico Fabio Bussotti per la sua conclusione teatrale, nel vero nel senso della parola. Grazie e arrivederci. Grazie Mauro, grazie Michele, un saluto ad Andrea e Irene. Riprendo il vostro argomento, lo faccio in maniera scherzosa, anche se sulla pandemia non ci sarebbe niente da scherzare. Lo facciamo un po' per guardare al futuro con un sorriso e per non smettere mai di sperare. Ti conosco mascherina, dalla sera alla mattina, zona rossa ed arancione, con il virus che ci mina, coprifuoco a mezzanotte, la mia casa una prigione, con le nostre vite rotte, quasi senza una ragione. Ti conosco, pandemia, quante vite porti via, ci son rimasti secchi quasi sempre i più vecchi. Zona bianca, zona gialla, con il virus che ci stanca, non potremo fare senza di una forte ripartenza. Tra virologi, santi e maghi, confidiamo ora in Draghi, salveremo il patrio suolo con il prodigo figliuolo, torneremo a essere buoni senza l'uso dei tamponi. Per aspera ad Astra, Seneca diceva che dell'AstraZeneca nulla sapeva. Ora anche il distratto vede d'un tratto un futuro non astratto, concreto, per niente segreto. E il negazionista, che dirà alla vista di tutta quella lista, di tutta quella gente che la pandemia se l'è portata via? Non dirà niente, e così sia. Grazie a tutti, un abbraccio dai tetti di Madrid. Ciao.